Vabbè raga, tanto peggio di così non può andare, no? Cosci solo mortadella. Oh Malus. Ecco. Non ti credo, Salve a tutti ragazzi e bentornati a Make Show Show. Siamo tornati su Top Secret, la rubrica che mette a nudo i vostri segreti. E l'ultima puntata, pazzesco, abbiamo superato i 45.000 mi piace. E quindi vi sfido ragazzi, se questo video supererà i 45.000 mi piace di nuovo, la prossima categoria sarà tette. L'avete voluto voi. Ragazzi, io veramente vi devo ringraziare perché ogni volta mi stupisco di quanto Top Secret, nonostante gli anni, nonostante tutto, vada così bene. Cioè ragazzi, 45.000 mi piace all'ultimo video è... E soprattutto vi ho chiesto, volete più polpette, più zozzerie? E voi avete risposto sì. Nonostante io mi metto lì a fare mille problemi, che ah, YouTube è cambiato, ah no, devo stare attento a quello che dico. Bene ragazzi, se il prossimo video supererà i 45.000 mi piace di nuovo, vi giuro che la categoria sarà tette. Non l'ho mai fatto, non succede, ma se succede andiamo a leggere quei segreti. Ma oggi, come promesso, andiamo a leggere i segreti che hanno a che fare con le vacanze, con l'estate, con il mare, ma soprattutto con il costume. E inizierei con il primo segreto, che ce lo scrive una donna di 16 anni, particolarmente simpatica. Ragazze che vanno al mare con un chilo di trucco. Ma dovete farvi il bagno o farvi il bagnino? Le battute di una donna di 16 anni. Effettivamente ci sono quei posti dove c'è l'uomo tutto tirato, tutto muscoloso, no? Le ragazze tutte belle, tutte truccate, no? Ti metti là ragazzi tutto, gli fai vedere attrici, te spizia situation, cheat. Te la rimorchi pure ragazzi, dice oh dai, andiamoci a fare un bagno. Lei entra in acqua, vedi proprio il trucco che si espande, no? Che... cioè entra in un modo e esce in un altro. Il prossimo segreto è scioccante, inaudito. Non so cosa mi passava per la mente quando ho comprato il mio costume da bagno. Oggi, proprio davanti a me, c'erano dei ragazzi, 15-16 anni, e io, con disinvoltura, esco dall'acqua. Solo quando mi sdraiai nell'asciugamano notai che il costume si era tremendamente appiccicato alla pelle. Vi lascio immaginare una tipa con i capezzoli in rilievo nel costume che esce dall'acqua. Che figura di merda. Questo segreto mi ricorda una pubblicità vecchissima di questo che si prendeva le Vigorsol e gli crescevano i capezzoli, gli si indurivano talmente tanto e lui andava in giro con questi capezzoli così. Magari se ce l'avevi particolarmente turgidi. Se non l'avete visto a spasso nel tempo non ne capite queste battute. Comunque, se avete i capezzoli particolarmente turgidi, se sdraia con due montagne così. Tutti che la guardano, oh mazza quanto so figa, mi guardano tutti. Però ragazzi la capisco perché questo mi ricorda con la mente a quando giocavo in una squadra di calcio. Ci allenavamo in un luogo particolarmente freddo d'inverno e non c'era mai l'acqua calda. E mi ricordo che noi eravamo come i pellegrini che ci spostavamo da uno spogliatoio all'altro, da un container all'altro, cercando l'acqua calda che era un po' rimasta. Temperatura ai 5 gradi, noi solo con l'accappatoio e le ciabatte che camminavamo in mezzo a nulla. Praticamente là diventavi donna ragazzi, i capezzoli ti diventavano praticamente due mitra. Lui spariva proprio, cioè diventavi una donna. Perché sto raccontando sta roba? Perché ho scelto costume? Perché sapevo che saremmo arrivati a questo punto. E soprattutto quando hai 16 anni, è estate, e gli ormoni, e il la figura di merda più grande della mia vita. L'estate scorsa ero in piscina con i miei amici e la mia crush. Non portare il costume a pantaloncino fu l'errore più grande della mia vita. Lei si spogliò di fronte a me. Ero in piena fase di ormone ed ebbi un'erezione. Se ne accorsero tutti e lei si mise ad urlare. Il problema non è che non gli ha più rivolto la parola, è che lui non indossava un costume a pantaloncino. Quindi immagino, ragazzi, indossasse un costume a mutanda. Scusate un attimo, eh. No, scusate, cercavo un motivo plausibile per quello che ha inventato il costume a mutanda. Le battute di... perché non esiste, non esiste ragazzi, il costume a mutanda no. Cioè vi prego ragazzi, e io ve lo dice uno che va in vacanza con Murri e se lo deve beccare in mutande. No, no ragazzi, cioè, no dai, è proprio brutto, è anti-estetico, è brutto. Però questo ha fatto l'errore, un errore di gioventù, no? E purtroppo ragazzi gli è capitato che il richiamo della pagiana ci dà l'ormone un po'. E quindi insomma è successo.
accappottato, un po' accappottato. Però guardate il lato positivo. Lei si mise a urlare. Però non sappiamo se si è messa a urlare per la gioia o per la paura. Io fossi in te me lo prenderei. Perché poi alla fine, se ci pensi, non ti ha più rivolto la parola per qualche settimana. Il prossimo segreto ci fa toccare con mano il dramma. Potremmo definirlo un epico finito male. L'estate scorsa mi sentivo con una ragazza. Spesso mi raccontava le peggio zozzate che voleva fare con me. Oh, you touch my tra-la-la. Ma un giorno decidemmo di incontrarci al mare e senza perdere tempo andammo nei bagni pubblici. My ding ding dong. Solo dopo averle sfilato il costume scoprì che aveva la sorpresa lì in mezzo. Non piangete per me, sono già morto. Io a questo non ci credo, forse perché a me non mi è mai successo, no? Quando uno dice è successo a un amico mio, no, non mi è mai successo veramente. Però mi pare un po' strano che alla tua giovine età hai già beccato un travellone. Però sta andando tutto bene, no? E aveva incontrato una ragazza, e parlavano di zozzate, di polpette, quando le... Però il problema è che tu te ne sei accorto solo dopo che gli hai sfilato sto costume. Rimasi pietrificato. E? Sei scappato o sei rimasto? Il prossimo segreto forse rovinerà l'infanzia a qualcuno. Quando scopri che bikini bottom significa fondo del bikini, quindi la parte sotto del costume. Dio raga, c'è sto ragno gigante, attenzione. Ha ancora lui. Ma perché io devo vivere con sta roba, raga? In casa, perché? Ma questo è Spider-Man. Il prossimo fa schifo. Quando ho il costume intero non riesco mai a toglierlo in tempo per fare pipì. E me la faccio sempre addosso. Non ci credo, questa è la classica scusa. Basta che fai così, te sposti un attimo. Non è che te lo devi togliere tutto, no? E poi non fai mai in tempo a togliere tutto. Fai così e te lo sei tolto. Diciamo ragazzi che questo è una cosa che fanno tutti. Lo so, l'hai fatta anche te, l'hai fatta anche te. Che è quello di fare la pipì dentro l'acqua. Soprattutto in piscina, no? La gente entra dentro l'acqua e fa la pipì dentro l'acqua. No! 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 Perché io poi mi devo fare il bagno. No! Cioè ragazzi, ma in che mondo viviamo? Ma voi potete fidare del prossimo? Poi dice, quello c'ha la sorpresa. Ci sta gente che fa la pipì in piscina, ma che ti aspetti? Il prossimo è un dubbio amletico, è un dubbio che forse non conoscerà mai una risposta. E ce lo scrive una donna ai 15 anni. Ragazzi, ma quando vi viene duro in spiaggia con il costume aderente, come fate a non fare figure di M e a mosciarlo? Innanzitutto non mettersi il costume aderente potrebbe essere una delle soluzioni, eh. Un buon modo, questo me lo disse un mio amico, è quello di riattivare la circolazione, no? Quindi se state un po' così dovreste cominciarvi a muovere. A lui gli successe in questa situazione, non era al mare, ma praticamente doveva essere chiamato alla lavagna. Purtroppo ragazzi, accappottato, po' accappottato, gli era capitato e quindi lui doveva andare alla lavagna e stava in una situazione piuttosto... La sua mossa è stata questa. Ha mosso praticamente tutte le parti del corpo in modo da far fluire il sangue. Cioè proprio raga, cioè ma questa è proprio scienza. Forse è il caso che mi limito un po' per questa puntata di Top Secret, perché sta un po' sfaciolando e le scorse puntate mi sono limitato al massimo. Eppure comunque il bollino giallo YouTube me lo mette a priori solo perché metto Top Secret nel titolo, bollino giallo. Quindi raga, ormai proprio flawless. Una buona idea sarebbe ripensare alla nonna sim mental della scorsa puntata, quella tutta nuda con le zinne giù. La nonna che si spogliava nuda di fronte a tutti. Proprio la carne, sei il bacon, la carne... Oh, siamo arrivati a quel momento perché non è Top Secret senza un bel sono etero. Che bello sarebbe andare in spiaggia e avere dei ragazzi con il costume piccolo e senza maglietta, muscolosi, che prendono il sole. Sono etero, però se ci fossero dei ragazzi muscolosi e in perizoma. Ma chiudiamo in bellezza con questo Top Secret versione estiva, ricordandovi che a 45.000 mi piace
facciamo una nuova puntata della categoria sarà tette. Stavolta, ragazzi, voglio tirare fuori il meglio, il peggio, anzi, di noi, perché l'avete voluto voi. Ok. L'altro giorno ho fatto la doccia con un mio amico dopo la piscina. Nel cambiarsi si è tolto il costume e si è legato attorno all'asciugamano. Poi però si piega l'asciugamano, gli si toglie e lo vedo piegato a 90. Imbarazzato si scusa, ma nel rialzarsi nudo vedo anche il pene in erezione e misurava più di 20 centimetri, circa 23. Mi sentivo molto imbarazzato. È capitato, poca capota, va a 90, quindi tu gli hai proprio sbirciato. No, dalle parti mie si dice occhio marò. Scusate raga, l'occhio marrone. L'occhio marrone, avete capito il perché? Sta cosa ce l'ho fissa in mente perché sul muro di scuola c'era qualcuno che con la scritta ha scritto occhio marò, occhio marò. E mi sono sempre chiesto che cazzo è occhio marò, cioè che vuol dire. Poi un mio amico mi ha spiegato che l'occhio marrone è... Quindi tu gli hai sbirciato l'occhio marò, però lui si rialza, ragazzi. Eravate voi due che vi facevate la doccia in piscina. Ora questo, come è stato possibile? Allora, amico tuo, ok, c'aveva il coso e ci dobbiamo chiedere il perché. A occhio e croce, proprio da una svista così, no? Hai detto, c'è il prevenzione, misurava 20 centimetri, forse 23. Che ne sai? Cioè, tu così, cioè, occhio, dici, saranno 23. Un sommelier della distanza. Sentite questi effluvi? Secondo me ci sta tutto un... Sono etero. Bene, ragazzi, questa era la puntata più volgare di Top Secret da quando siamo ritornati. Mi piacerebbe superare i 45.000 mi piace. E, a parte tutti gli scherzi, ragazzi, grazie, perché non mi aspettavo un... Per questa serie non mi frega delle views, mi frega dei mi piace. Perché, sapete, ragazzi, quanto è difficile far mettere mi piace a qualcuno. Quindi, ragazzi, veramente grazie mille, è una cosa che non mi aspettavo. Quindi, proprio per questo vi do appuntamento al prossimo video. Un saluto a tutti, amici, ciao, alla prossima, ciao ragazzi, ciao. Mike Shosha.